Raccontaci di più della scena delle ciambelle fatta insieme al lucignolo. Però prima ci mangiamo. Cosa mi hai preparato? Un tramezzino? No. Oh, i classici frati. Ragazzi, proprio come nel film, ho preso tante ciambelle. Questi, o meglio dire, come si chiamano? Le frati, frittelle. Frati, frati. Sì, voi frati, però nel film le frittelle le chiamano. Sì. Ora ci mangiamo una insieme. Allora, te devi sapere che io qualsiasi cibo che te nel film mi vedi mangiare è cibo buono, cibo del posto, il formaggio, le ciambelle, tutto quello che vedi, le pere, erano tutte cose del film. Prego. Dobbiamo mangiarlo? Sì. Cin cin. Cin cin. Vai, lucignolo. Anche buono. Buono. Lo usiamo. Ok. Si mangia dopo. Bellina. Nella scena delle ciambelle mi ricordo solo che dovevo correre a rubare queste ciambelle, poi andare in questa stanzetta e mangiarle. Ti posso dire che più di una volta è stata girata quella scena per vari motivi, di luce, di percorso sbagliato, e quando correvo, insomma, mi divertivo perché era un divertimento rubare queste. Poi nello sgabuzzino, insomma, in quella stanzetta, quando si mangia i bomboloni, anche lì è stata ripetuta diverse, ti posso garantire che quei bomboloni lì erano caldi e buonissimi. Mamma, questo proprio come si vedono nel film. Erano sofficissimi, ma buoni. E ti dico anche una cosa, una volta, mentre si faceva scena, feci apposta di sbagliare, te lo giuro, dovevo dire una battuta, me la sono scordata, avevo già dato due morse. No, rifacciamola, Dio, portate altri due bomboloni, perché non potevi far vedere, no? Sì. E iniziavo a... E il lucignolo magari sbagliava, buh, borda, però una volta ti posso giurare che ho sbagliato apposta per mangiarne dei di più. Mamma mia, bellissimo. Ragazzi, io quando vedevo quella scena mi veniva una fame. Io andavo al posto alla panetteria per comprarle e mentre guardavo quella scena mangiavo la ciambella pure io. E oggi sto qua con Pinocchio in persona.